Abbiamo passato 7 giorni sulla nave San Giusto durante le operazioni di salvataggio della missione Mare Nostrum. La nostra intervista allo scafista che si spacciava per immigrato è stata ripresa da molte testate e ha fatto il giro del web. Ma la notizia per noi che abbiamo vissuto su quella nave non può esaurirsi qui. Vogliamo raccontarvi tutto l'altro, a partire dalle storie dei migranti. Dal ragazzino di 13 anni partito da solo a piedi dalla Somalia alla donna incinta. Dal medico che sogna di continuare ad esercitare la propria professione anche qui in Italia, a chi nasconde nelle mutande le chiavi di casa, convinto che un giorno, quando la guerra finirà, potrà di nuovo utilizzarle. E vogliamo raccontarvi anche l'altro protagonista di queste operazioni, il personale di bordo, troppo poco citato dai media, ma che fa un gran lavoro. Persone orgogliose di quello che fanno, che non si fermano mai e arrivano a lavorare in turni anche di 20 ore consecutive. Spesso alle notizie degli sbarchi si reagisce considerando gli immigrati come un problema, un danno per la nostra società. Su questo ruotano le diatribe politiche, i numeri. Ma lì in mare aperto non ci sono cifre, solo persone, uomini che sbarcano e professionisti che li accolgono, mettendo in gioco la loro esistenza per salvare vite umane. Chiunque a bordo della nave, qualunque sia il suo ruolo, è convinto di una cosa. Le manovre di soccorso a cui hanno preso parte hanno cambiato in modo radicale il modo di vedere l'operazione Mare Nostrum. Il mare lava via qualsiasi idea politica, lì è l'umanità più vera delle persone a prendere il sopravvento. Chiudiamo il portellone, siamo sulla spiaggia. Questo è il GIS, il mezzo da sbarco con cui la Marina Militare trae in salvo i migranti durante l'operazione di ricerca e soccorso nell'ambito della missione Mare Nostrum. Quello che vediamo è il secondo intervento della giornata per la nave San Giusto. Il primo è avvenuto durante la notte. Le condizioni di scarsa visibilità avevano reso difficili e rischiose le manovre di trasbordo sul GIS, ma in poche ore quasi 200 migranti sono stati tutti tratti in salvo sulla nave della Marina. Non abbiamo immagini del primo soccorso a cui però abbiamo partecipato. L'operazione, infatti, ci ha coinvolto a tal punto da farci posare la telecamera per poter dare anche noi una mano distribuendo acqua e vestiti puliti. In 3 giorni di missione saranno in totale 10 gli eventi SAR realizzati dalla San Giusto, che alla fine raccoglierà nel Ponte Garage ben 1.593 migranti. Chi arriva in Italia cerca un lavoro e spera di potervi portare un giorno anche la propria famiglia. Lui ha 13 anni ed è partito lasciando i suoi cari in Somalia. Ha fatto quasi 4.000 chilometri a piedi prima di raggiungere il barcone che dalla Libia lo ha portato fino a qui. È stato difficile decidere di partire, ma adesso cerco una vita migliore. La mia famiglia è rimasta in Somalia. Se otterrò il passaporto, chiederò al governo italiano di poterli rivedere. Sarà difficile, ma per ora va bene così. Lei invece è siriana e la sua bambina ha appena 5 mesi. Sono scappata dalla guerra, i bombardamenti hanno distrutto la mia casa e ho avuto tanta paura per i miei bambini. In Italia cerco pace, un'educazione per i miei figli e una vita migliore. Ma per molti l'Italia non è il punto di arrivo di questo lungo viaggio. Il sogno di tanti è quello di spostarsi nel nord Europa per cercare lavoro, come ci ha raccontato Maled Hamida. Io veramente non vado in Italia, vado su, però non lo so se, come lo trovo. Maled si è presentato come uno dei tanti clandestini che fanno di tutto per scappare dal loro paese in guerra, ma in realtà lui è uno degli scafisti, come poi ha accertato la questura di Reggio Calabria. Paradossali le sue stesse parole su queste figure. Ti buttano così, invece una barca, per esempio, che carica 150 persone, buttano anche 300. C'è poi chi spera di trovare in Italia lo stesso lavoro che aveva in patria. Sono nato in Libia, lì c'è la guerra in strada, non c'è né rispetto né ricchezza. Il mese scorso un missile ha colpito la mia casa, ho preso la mia famiglia e siamo scappati. Spero di poter svolgere in Italia il mio amato lavoro, il farmacista, e mi auguro un futuro migliore per noi e per tutta l'Europa. Molti sono i migranti che arrivano malati e che vengono perciò subito curati dallo staff medico di bordo. Che i migranti abbiano patologie altamente infettive che vadano ad inficiare, diciamo, la sicurezza nazionale
mi viene da smentirlo. Dunque, nessuna paura di contagio da Ebola. L'epidemia che sta mietendo tante vite umane in Africa occidentale è per fortuna ben lontana dalle nostre coste. Il periodo di incubazione è quello che fa dell'Ebola una malattia non, come diceva la sua collega, non legata ai migranti. Ma il virus non è l'unica emergenza che l'Italia si trova ad affrontare quando si parla di immigrazione. Se togliesse l'operazione Mare Nostrum non succederebbe, sicuramente la situazione non migliora, se è quello che intendiamo fare. Cioè se togliamo Mare Nostrum togliamo un filtro, togliamo un'opportunità di salvataggio di vite umane. Proprio per questo il nostro governo ha richiamato l'Unione Europea alle sue responsabilità, sottolineando che l'Italia non può essere lasciata da sola nella gestione dell'emergenza sbarchi. L'Europa ha finalmente risposto all'appello italiano, dando il via alla missione Frontex Plus. Peccato che il supporto si limiterà al solo controllo delle acque territoriali del vecchio continente. La San Giusto ora sta per raggiungere il porto di Reggio Calabria e mentre gli adulti cominciano a chiedersi cosa sarà della loro nuova vita, i bambini hanno già le idee chiare. Disegnano sui cartoni lasciati a terra, sognano case alte che non possano essere abbattute dai missili e farfalle che volano in giardino libere.